Serviamo il Signore nella gioia. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buongiorno carissimi amici. Il Vangelo di oggi è una buona notizia. Accogliamolo e ascoltiamo. Luca 17, 7, 10. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Amen. Cari amici, oggi abbiamo ricevuto un brano molto particolare. È una buona notizia. Si parla di un servizio. Quante volte Gesù ha detto ai propri discepoli, alle folle, il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. È proprio Gesù stesso che ci dà l'esempio. È proprio Gesù stesso che ha indicato la via. E questa è la via di Dio. Dio ci ama. Dio è misericordia. Dio è compassione, Dio è donazione. Il suo stesso atto di creazione, di creare, di generare, è un atto di amore. Perché nella prima lettera di Giovanni, capitolo 4, Giovanni stesso dice: Dio è amore. Chi ama ha conosciuto Dio. E Dio manifesta l'amore con il servizio. Nell'ultima cena Gesù stesso, nel Vangelo di Giovanni, si china a terra, si mette in ginocchio e inizia a lavare uno alla volta i piedi dei discepoli dicendo: mi chiamate e dite che io sono il vostro maestro, e lo sono il vostro Signore, certo, ma io che sono il vostro maestro e Signore lavo i piedi a voi, così anche voi dovrete fare gli uni gli altri. Vedete che la parola di Dio, la parola di Gesù stessa, viene spiegata dai gesti, dal comportamento e dalla vita stessa, dall'esempio che Gesù ci ha dato. Quindi non è qualcosa che Gesù dice per rimproverare. Con autorità dovete essere servi, dovete servire. Io sono il vostro padrone. Gesù è il Figlio di Dio venuto per noi, per servirci, per redimerci, per salvarci, per alleggerire il nostro cuore, per farci amare con un cuore libero. Ecco ciò che oggi questa piccola parabola, questo piccolo racconto vuole dire a ciascuno di noi. Dio ci chiama servitori. Dio è il primo che si fa servitore nostro, affinché anche noi possiamo servire gli altri. Quante volte invece noi viviamo con una logica umana della retribuzione, cioè io compio qualcosa, un'opera, un servizio, un incarico, qualcosa di importante, di difficile, di complicato, che ci vuole grande e tanto sacrificio per farlo, e voglio la ricompensa. Che gli altri mi dicano: bravo, ma sì, sei eccezionale, mai nessuno poteva fare questa cosa se non tu, sei unico. Ci piace sentirci elogiati, ringraziati, stimati, accolti. Ma Dio lo fa. Però nel nostro cuore ci dice: sii umile. Nel mio cuore mi dice: Luca, ti ho dato tanti doni, ma non perché tu ti monti la testa, ma perché tu mi serva. Perché sono io il Signore, sono io Dio, tu sei un servitore di Dio. Ecco perché Gesù dice: dopo che avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato. E il Vangelo è un ordine di amare,
di servire, di stare accanto agli altri, di portare la buona notizia, di fare tante buone opere, dopo che avrete fatto tutto quello, direte siamo servi inutili. Ed essere inutile non significa che non serviamo a niente, ma significa riconoscere che tutto viene da Dio, riconoscere che è da Dio che viene la benedizione, è da Dio che viene la mia forza, è da Dio che viene la mia gioia, gioia di amare, gioia di accogliere gli altri, gioia di servire, gioia di essere anche l'ultimo in una scala e non voler essere sempre il primo. Ecco Gesù, quello che ha rimproverato ai farisei che sceglievano a tavola i primi posti. Chiediamo, invochiamo lo Spirito Santo per essere dei cristiani autentici, che amano, che servono, non per una propria utilità, ma perché questa è l'esperienza che abbiamo fatto con Dio. Dio mi ama, mi accoglie come sono. Anche io voglio servire gli altri nella stessa maniera. Amare come Gesù mi ha amato. Spirito Santo, io ti voglio invocare oggi nella mia vita. Ti invoco per fare una nuova esperienza di questo Vangelo. Aiutami a donarmi agli altri senza voler ricevere il contraccambio. Aiutami ad essere un servitore, una persona che ama, che si dona, che si dedica agli altri per ricevere la tua benedizione, per sperimentare quello che tu hai fatto per me. E a te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan di oggi: serviamo il Signore nella gioia, serviamo i fratelli nella gioia, serviamo il prossimo nella gioia, serviamo nelle nostre case, e lo Spirito Santo ci darà questo zelo per ricevere grandi frutti e benedizioni dal nostro servizio. Amen. Questa domenica 19 novembre avremo una serata di evangelizzazione attraverso la musica e la parola di Dio, come Shout Koinonia a Milano. Se qualcuno è desideroso di partecipare, ci sono ancora alcuni posti da prenotare, visto che è un locale chiuso. Potete iscrivervi sul nostro sito. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito.